Avenger Shock, dopo il cannagate non mi invitano più in televisione. Avenger, l'ex diva a luci rosse ed ex naufraga della 13ª edizione dell'Isola dei Famosi, è stata al centro del discorso cannagate avvenuto in Honduras. Secondo la testimonianza di Eva, Francesco Monte avrebbe acquistato e consumato marijuana in Honduras. L'Avenger, dopo aver raccontato la sua verità in vari salotti TV, rilascia una dichiarazione shock alle telecamere di Striscia la Notizia. Valerio Staffelli, inviato del telegiornale satirico di Antonio Ricci, Striscia la Notizia, torna ad occuparsi del discorso cannagate avvenuto all'Isola dei Famosi. Secondo la testimonianza di Avenger, infatti, l'ex tronista di Uomini e Donne, Francesco Monte, avrebbe comprato e consumato marijuana in Honduras. L'ex diva a luci rosse ha avuto modo di raccontare la sua verità, una volta eliminata dalle reality di Canale 5, nei vari salotti TV, mentre Monte ha scelto di non toccare l'argomento in TV, ma nelle sedi opportune. L'ex naufraga, nella puntata, che andrà in onda lunedì 12 marzo 2018, ai microfoni di Striscia dichiara: la vicenda era chiara fin dall'inizio, anche grazie a voi. Dopo un primo periodo in cui l'Avenger era ospite in diverse trasmissioni, Staffelli le chiede come mai ultimamente si è vista meno nei programmi TV a raccontare la sua versione dei fatti e le risponde: non mi invitano, forse è un argomento da non trattare. Nella puntata del Maurizio Costanzo Show, che andrà in onda giovedì 15 marzo 2018, sarà ospite per la prima volta dopo essere rientrato dall'Honduras, Francesco Monte, e così l'Avenger rivelerà a Staffelli: abbiamo scritto a Maurizio Costanzo per essere invitati la stessa sera in cui ci sarà Francesco Monte come ospite, così potremo chiarirci. Sarà davvero così? Maurizio Costanzo accoglierà la richiesta dell'Avenger di poter partecipare all'MCS e avere finalmente un faccia a faccia con Francesco dopo le accuse lanciate all'isola?